Adesso è il momento di ospiti. Abbiamo Orlando Andreucci, una voce professionale italiana nell'ambito della canzone d'autore. Beh, basta ascoltarlo per pochi istanti per rendersene veramente conto. Ce l'abbiamo al telefono, pronto Orlando? Ciao, un saluto a tutti e ai tuoi ascoltatori. Ciao Orlando. Allora, ciao. Ci siamo già sentiti un po' di tempo fa, forse quasi, quasi un anno fa. E, è passato quasi un anno e insomma hai fatto cose nuove. Ci puoi raccontare? Beh, dato che i miei lavori distano molto più di un anno l'uno dall'altro, questo è assolutamente un po' atipico, non era né premeditato né pensato, però il caso ha voluto che abbiamo registrato un concerto che abbiamo fatto in trio in un bel teatro e poi abbiamo estratto 10 tracce, 4 inedite e 6 dei CD precedenti, però nella formazione del trio, io chitarra e voce, il manodopero al contrabbasso e il piano di Biasa alla fisarmonica. Poi alla mia amica che si interessa un po' del management, la scrittrice Simonetta Bombi, dai testi di queste 10 tracce ha scritto qualche cosa, ha proposto quest'idea al suo editore, che non è un editore di musica ma è un editore di libri, e l'editore è rimasto, diciamo, entusiasta e ha detto lo facciamo assolutamente. E poi ecco perché la distanza tra il lavoro precedente e questo è così breve, in funzione a quelle che sono poi i miei tempi. Questa in sintesi è la storia di questo lavoro. E allora è il momento di ascoltare il nuovo singolo di Orlando Andreucci, si chiama Vado, torniamo tra poco. Senza rancore, senza rimpianti, senza timore, vado con il coraggio di un fiore quando viene maggio. Lascio che la fortuna, nascosta appena dalla luna, sorrida solo a chi è di passaggio, cambiando i limiti del viaggio. Cerco strade assetate, occhi invisibili e trasparenti, come il sorriso inutile preso a caso tra i passanti. Vado a fermare il vento con le mie mani con sentimento, vado senza parlare ma con due occhi che sanno guardare, le gambe fanno andare sugli elementi compreso il mare. La cosa può stupire ma c'è un segreto che non si può dire, muovo sorrisi immobili sulle facce del presente, cerco un futuro fragile, un futuro che sia urgente. Vado lontano, vado via e non so se ritornerò, mentre si affaccia un cielo senza nuvole, come un libro di poesia, un romanzo di fantasia che ho già scritto mille volte e che riscriverò. Vado a fermare il vento con le mie mani con sentimento, vado senza parlare ma con due occhi che sanno guardare, le gambe fanno andare sugli elementi compreso il mare. La cosa può stupire ma c'è un segreto che non si può dire, muovo sorrisi immobili sulle facce del presente, cerco un futuro fragile, un futuro che sia urgente. Vado lontano, vado via e non so se ritornerò, mentre si affaccia un cielo senza nuvole, come un libro di poesia, un romanzo di fantasia che ho già scritto mille volte e che riscriverò.
Questa che abbiamo ascoltato è la canzone di Orlando Andreucci ed è l'ultimo singolo, si chiama Vado. Al telefono ce l'abbiamo, sì, è lui, è Orlando. Pronto Orlando? Sì, ciao. Allora, dopo aver sentito questa canzone, un bel singolo, bello, bello veramente. Allora, ascolta, parliamo un po' di altre novità, magari non so come possono trovare il disco e il libro più disco, insomma. Dove e come possono trovarlo? Sicuramente il libro verrà distribuito nei canali delle librerie, però capisco che l'Italia è grande e magari chi fosse interessato potrebbe avere difficoltà vicino casa a trovare. C'è l'opportunità andando su MySpace, Andreucci Orlando MySpace Management, c'è un link nel quale si può acquistare direttamente online col sistema della posta pay, quindi si va alla posta, si fa il vaglia e il costo dell'operazione è un euro e uno riceve il prodotto a casa. Poi magari se vuole più di una copia perché magari altre persone possono essere interessate, credo che ci siano anche delle opportunità di spendere un po' di meno. Questo in linea di massima è quello che io suggerisco. Poi chi sta nelle grandi città forse potrà avere l'opportunità di prenderlo in grandi librerie che dovrebbero trovarlo, insomma. Assolutamente. Ascolta, invece, se ci sono magari associazioni che non so, hanno intenzione di preparare qualche festa dove c'è la buona musica, come possono fare magari per contattarti? Sempre su MySpace Management Orlando Andreucci c'è l'opportunità di contattare la mia amica e collaboratrice Simonetta Bombi e c'è l'opportunità di pattuire un incontro che può essere di varie nature. Cito che la cosa più semplice, anche forse economicamente meno impegnativa, potrebbe essere quella di fare una serata, non so, con chitarra e voce e con un'eventuale discussione sul libro e su altri temi legati al mondo della musica che poi tutto sommato riflette quella che è la vita reale, almeno per quello che mi riguarda. Ok, quindi per queste associazioni che hanno magari voglia di fare qualcosa di nuovo e dare spazio veramente alle voci più belle qui in Italia, naturalmente possono farlo contattando, c'è un numero di telefono, c'è un'email, come possono farlo? Sì, su MySpace Management Orlando Andreucci c'è un'email e poi basta mandare un'email all'attenzione di Simonetta Bombi e lei poi fornirà i recapiti telefonici, tutto quello che necessita per avere un contatto giusto, insomma. E poi hai, naturalmente tu hai anche un sito internet tuo, giusto? Sì, che è Orlando Andreucci, sempre di MySpace. Ce ne sono due, uno è www.orlandoandreucci.it e un altro è Orlando Andreucci MySpace. Però io suggerirei che forse l'Orlando Andreucci Management, sempre di MySpace, è il più aggiornato, nel quale si possono fare degli ascolti dei CD precedenti, ci sono dei video di concerti in trio, in quartetto, insomma c'è un po' di tutto per avere un'idea più ampia di un singolo che si può ascoltare. Assolutamente, inoltre vogliamo ricordare che nel nostro sito www.corebatticuore.it nella sezione artisti trovate un link dove c'è scritto artisti, beh, troverete naturalmente anche il link del sito di Orlando Andreucci e anche quello del management. Vabbè, Orlando, è stato veramente un piacere anche questa volta. Grazie, siete sempre molto gentili. Ciao Orlando, grazie. Ciao, un saluto a tutti, ciao.